Ilary Blasi si candida come concorrente del Grande Fratello VIP 2018. Grande Fratello VIP 2018, Ilary Blasi lascia la conduzione per fare la concorrente? Il GF VIP 2 è un successo di pubblico. La critica ogni anno considera il reality show di Canale 5 una sorta di calderone trash dove personaggi del mondo dello spettacolo ormai dimenticati dai più sognano un nuovo trampolino di lancio per tornare finalmente in auge. Certo, Cristiano Malgioglio non ne ha bisogno vista la fama di cui è investito quotidianamente fuori dalla casa più spiata d'Italia. Ma molti degli altri concorrenti speriano di poter rilanciare la carriera facendo vedere agli italiani di che pasta sono fatti. C'è chi richiede a gran voce un nuovo programma per il saggio e affabile Daniele Bossari, chi ha riscoperto un Raffaello Tonone esilarante nel suo essere raffinato pessimista e chi vorrebbe Carmen Di Pietro o Simona Izzo addirittura opinioniste nella prossima edizione del Grande Fratello NIP. Chi invece non ha bisogno di un bagno di popolarità è senza dubbio la conduttrice Ilary Blasi che intervistata dal quotidiano Libero ha confessato di voler partecipare al Grande Fratello VIP come concorrente. Ilary Blasi confermata alla guida della terza edizione del Grande Fratello VIP? Ilary Blasi sarà quasi certamente confermata alla conduzione della terza edizione del Grande Fratello VIP. Gli ascolti che riesce a portare a casa puntata dopo puntata sono altissimi tanto da far ricredere chi considerava soprattutto il GF un programma ormai obsoleto visto che sui social si possono sapere vita, morte e miracoli di qualsivoglia personaggio della televisione italiana, e non. Mediaset, però, visto l'entusiasmo del pubblico nei confronti del programma ha voluto riportare in auge anche la versione NIP che riposava ormai da molto tempo nello sgabuzzino. Avrà inizio a gennaio, sulla scia del successo raccolto dall'edizione a VIP, e ancora non si sa il nome della conduttrice. Barbara D'Urso ha negato un suo coinvolgimento e restano in pole position soltanto due nomi, Simona Ventura e Belen Rodriguez. Chi la spunterà? Nel frattempo Ilary Blasi si gode il meritato successo ed è pronta a condurre il programma nel 2018 anche se nel mondo della televisione niente è sicuro e da prendere per scontato. E se l'azienda decidesse invece di esaudire il suo desiderio recondito di partecipare al programma come concorrente chi potrebbe essere una sua valida sostituta? Tante domande e così poche risposte.